Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e oggi rispondiamo a una domanda super gettonata. Non è vero, ma ho deciso che era così. Posso usare Fire HD al posto di un Kindle? Ne parliamo subito dopo la sigla. Prima di iniziare, solite noiosissime cose, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, ma soprattutto seguitemi su Instagram e sempre se sapete leggere, leggete il nostro sito www.techprincess.it. Eccolo qua, Fire, no, devo farlo al contrario. Eccolo qua, ho sbagliato a fare la mia manovra, Fire HD 8. Prima di capire se può sostituire un ebook reader, cerchiamo di capire quali sono le principali caratteristiche di questo tablet. Innanzitutto partiamo con il display, che è un IPS, LCD da 8 pollici con risoluzione 1280x880, si chiama HD non per niente. Non aspettatevi nulla di spettacolare, soprattutto sul fronte della luminosità, come vedete qui al massimo è abbastanza sufficiente, ma neanche troppo. Ha comunque due piccole fotocamere, una sulla parte frontale, in una posizione un po' particolare rispetto al solito, perché siamo abituati a tenere i tablet così, in realtà questo viene strutturato per essere tenuto così, quindi una frontale e una posteriore, di qualità medio così così, che però comunque potete sfruttare in ogni caso per fare tantissime e bellissime videochiamate. Sotto la scocca abbiamo un processore da 1,3 GHz, ben 2 GB di RAM, 32 o 64 GB di memoria interna. E sì, lo so, sono pochini, ma potete utilizzare comunque la scheda microSD per espandere la vostra memoria. Sul lato destro invece abbiamo il bilanciere del volume, il tasto per l'accensione e il spegnimento, sempre sulla... Che paura! Nonostante io mi sia c***a sotto, continuo a parlare dicendovi che qui dietro, qui c'è il jack, no, c'è Type-C e poi di lato c'è jack che non è morto nell'Atlantico. Sulla parte sinistra, destra, superiore non abbiamo nient'altro. Sopra invece abbiamo due speaker che sono abbastanza potenti, ma neanche troppo. E l'altra cosa è che comunque quando ce l'avrete in mano... sensazione di plasticosità a palla. Lato connettività invece abbiamo sia il wifi che il bluetooth. A bordo inoltre abbiamo una versione di Android che si chiama Fire OS. Sì, è Android ma personalizzata, diciamo così, da Amazon. Per scaricare invece le applicazioni basterà accedere all'Amazon App Store che trovate qua dentro, all'interno del quale potete trovare applicazioni come Facebook, Instagram, Disney Plus, Netflix, tutte le applicazioni che vi servono, ma anche quei giochi bellissimi tipo Candy Crush e Asphalt. Detto questo, il dispositivo ha delle performance non proprio spettacolari. Amazon Fire HD infatti costa solo 999 euro nella versione che stiamo... 99 euro, ho aggiunto un 9 in più, ne compro 10, ho sbagliato, ho detto un 9 in più. Costa, dicevamo, infatti 99 euro nella versione 32 GB, che è quella che stiamo provando, e 129 euro nella versione da 64 GB. È quindi un tablet molto economico, ma che comunque potrebbe tornarvi utile in qualche modo. Per esempio è perfetto se volete qualcosa di compatto e poco impegnativo. Potete usarlo per esempio per consultare i social, oppure per giocare, vedere i film, basta e avanza per tutto quello che vi serve sia in casa che in mobilità. L'audio inoltre è piuttosto buono, vi faccio anche sentire qualcosa. Potremmo aprire Amazon Prime per fare tutte le cose in famiglia, ma noi le cose in famiglia non ci piacciono, andiamo a vedere Netflix ad esempio e riproduciamo una roba a caso che mi propone in questo momento, DC Legends. Aumentiamo il volume al massimo, ecco qua. Allora non esserlo. Fa quello che fa Oliver, fa ciò che questo ripante. Giudizio è volume abbastanza alto, ma un po' ovattato. Saranno un po' i materiali, un po' il tipo di speaker che c'è dentro, che è comunque a bassissimo costo, ma ciò non toglie che sia ok per fare tutto quello di cui avete bisogno. Perfetto. Dato che questo dispositivo è un dispositivo Amazon e può assomigliare tantissimo a uno degli ebook reader, mi sono chiesta quindi se può comportarsi bene anche per leggere un libro. Insomma, costa solo 20 euro in più di un normalissimo Kindle e fa decisamente molte più cose. Provo ad aprire quindi l'applicazione libri, che è quella di Kindle, e apriamo uno dei libri che Erika ha fatto assolutamente finta di leggere. L'ho letti davvero! Harry Potter! Vedi che non l'avevi letto? Non ero scaricato. E tu avevi preso uno che non avevo scaricato. Ah, mi dispo.
Si vede perfettamente, inoltre potete evidenziare cose e aggiungere note proprio come succede con un normalissimo Kindle. Ho scelto una parola totalmente a caso, Erika, mi è capitato, mi è caduto l'occhio sulla parola rutto e ti faccio vedere come posso selezionare la parola, per esempio colorarla in modo da tenerla in evidenziazione, così come posso fare la stessa cosa con delle frasi, oppure posso avere la definizione attraverso un dizionario o addirittura Wikipedia. Qui mi dice rutto, rumorosa emissione della bocca di aria proveniente dallo stomaco. Dicevamo Wikipedia, ma abbiamo anche la traduzione, che in questo caso rutto in finlandese tradotto in italiano vuol dire peste. Sono robe belle, eh? Che bello! C'è scritto qua. Hai scelto la parola perfetta. Grazie. Ovviamente posso fare anche altre cose. Se clicco in questo modo posso decidere di aumentare o diminuire la dimensione del testo, cambiare il colore di sfondo, seppia, nero, verde, posso fare quello che voglio. La stessa cosa posso farla anche con un Kobo. Non ho preso un Kindle apposta perché noi non vogliamo fare le cose in casa, ma vogliamo avere un po' di varietà. In questo caso vedete, qui abbiamo un display e-ink che riproduce quasi in tutto e per tutto quello che è l'inchiostro sulla carta. Invece il Fire HD questo non è in grado di farlo, ma poco male. Su Kindle Fire HD potete trovare anche la modalità Blue Shade per non così sparaflesciarvi gli occhi. Semplicemente basterà tirare giù la tendina in questo modo e premere dove c'è l'omino che dorme. A questo punto il nostro tablet diventa arancionissimo. Adesso è molto fastidioso, ma vi assicuro che la sera, mentre siete a letto ed è tutto buio attorno a voi, non vi accorgerete minimamente che il dispositivo è diventato totalmente arancione. La stessa cosa la può fare anche un ebook reader, come per esempio questo Kobo. Posso decidere di cambiare il tipo di colorazione da luce naturale a luce, vedete, totalmente arancione. Se per eliminare il blue shade non vi piace l'arancione, potete sempre cambiare intensità del colore caldo. Attraverso le impostazioni del display e sull'impostazione blue shade potete avere questa barra che insomma fa diventare il display totalmente rosso o mediamente arancino. Potete scegliere voi come preferite. Cosa cambia quindi rispetto a un ebook reader? Qui ovviamente non c'è la tecnologia e-ink come vi spiegavo prima, quindi la sensazione è tipica dei dispositivi digitali e meno simili a quella dell'inchiostro sulla carta. Non è necessariamente un male però, è solo una questione di semplice abitudine. Cambia un po' la questione illuminazione. Un ebook di solito è illuminato ma non retroilluminato. Non è lo schermo quindi che emette luce, come in un tablet, ma ci sono dei piccoli LED sotto la cornice che quindi non colpiscono direttamente l'occhio, ma vi permettono comunque di vedere benissimo ciò che sta accadendo sullo schermo. Posso quindi utilizzare un Fire HD 8 al posto di un ebook reader qualsiasi? Sì e no. Se volete un dispositivo versatile che faccia tutto, lettura inclusa, il tablet di Amazon è indubbiamente una buona soluzione per voi, la più economica sicuramente sul mercato. Se invece la lettura è il vostro obiettivo primario, un ebook reader di questo genere è sicuramente più adatto a preservare la vostra vista e garantisce un'esperienza molto più simile alla carta, e di solito quelli a cui piace leggere molto la carta manca un bel po'. Ovviamente in questo caso dovrete rinunciare alle funzionalità tipiche di un tablet oppure acquistare un secondo dispositivo che soddisfi tutte le vostre esigenze di persone esigenziate. Direi che anche per oggi è tutto. Voi, se avete qualsiasi tipo di dubbio, perplessità su quello di cui vi ho parlato adesso, potete tranquillamente molestare Erika, che sarà felicissima di darvi una mano. Entusiasta. Lo so, entusiasta, lo sapevo. Vi ricordo però che quella da seguire sono io su Instagram, non lei. Hai capito? Sei una brutta persona. Lo so. Grazie mille. Ciao, ci vediamo al prossimo video. Volevo essere sexy. Non ci sei riuscita. Lo so.